Questa varietà di quercia è chiamata farnia. È probabile che vada cercata qui l'origine del nome dei Farnese, proprietari di terreni dove appunto abbondano le farnie. Nel X secolo, epoca a cui risalgono le prime notizie sulla famiglia, questi possedimenti si estendevano nell'Alta Tuscia, a ridosso del lago di Bolsena. Un'ipotesi più agiografica, circa l'etimologia del nome della casata, è che esso derivi dalla parola longobarda fara, che significa cittadella fortificata. Tale, infatti, doveva a quei tempi apparire il capoluogo del latifondo che fino ad oggi ha conservato il nome di Farnese. Ben presto arricchiti dalle rendite dei loro fertili campi, gli ambiziosi signori De Farneto si affacciano sulla scena pubblica. Principale centro urbano di quell'area dell'Alto Lazio era allora la città di Orvieto. Siamo nella metà del XII secolo e, come accade nel resto d'Italia, anche questo comune viene coinvolto nello scontro fra la fazione imperiale e quella papale. I Farnese si schierano con le genti dei Monaldeschi, di fede guelfa. Questa alleanza è l'inizio del legame indissolubile che durerà più di tre secoli fra il destino della famiglia e il potere della Chiesa cattolica. Dopo una lunga supremazia della fazione ghibellina, il potere passa in mano ai Monaldeschi e la fedeltà dei signori Farnese viene generosamente ripagata. Nel 1322, a presiedere la solenne cerimonia di consacrazione del nuovo Duomo, siede sulla cattedra vescovile di Orvieto Guido Farnese. Con l'entrata nell'alta gerarchia ecclesiastica, la famiglia espande il suo controllo sulla regione. È la metà del 1300. Dopo mezzo secolo di esilio ad Avignone, la curia intende tornare a Roma ed ha bisogno di alleati fedeli, pronti ad offrire le loro risorse economiche e militari. Ancora una volta, i Farnese non si tirano indietro. Al fianco dell'inviato del Papa, il cardinale Albornoz, la famiglia partecipa alla vittoria sulle signorie che spadroneggiavano nell'Italia centrale. Come ricompensa per i servigi resi, i Farnese ricevono il 9 giugno del 1354 le chiavi di Valentano. A quel tempo, Valentano era un borgo fortificato e strategico sorto attorno all'imponente edificio della Rocca. Col controllo di Valentano, la famiglia comincia a guardare oltre i confini delle sue terre natali, verso il centro del potere, verso Roma. Superato lo scisma con la chiesa avignonese, la città è infatti tornata ad essere sede indiscussa del trono di San Pietro. Nel 1419 i Farnese vi si trasferiscono e Ranuccio, il pater familias, in virtù dell'aiuto prestato all'Albornoz, riceve dal Papa l'alta carica del senatorato.
Ranuccio morirà pochi anni dopo e sarà sepolto nell'isola bisentina del lago di Bolsena. Il suo dovere verso la famiglia, comunque, era stato compiuto ed i frutti dei semi da lui gettati sarebbero stati raccolti da figli e nipoti. A Roma, intanto, si è insediato sul trono papale Alessandro VI Borgia. Col suo pontificato non c'è più molta differenza fra la curia ed una qualsiasi corte reale. Nelle stanze del Vaticano si tramano complotti, si scontrano guardie armate, si affollano clienti e servitori, si ricevono concubine e si concepiscono eredi. Pierluigi Farnese, figlio di Ranuccio, impara a navigare in queste acque e a trarne vantaggio per la famiglia. Si fa promotore di occasioni mondane, di feste, di banchetti. Ben presto la sua casata, dapprima guardata dall'alto in basso per le origini provinciali, si guadagna un posto d'onore fra le più antiche casate nobiliari romane. A coronamento della sua strategia, Pierluigi riesce a prendere in sposa Giovannella Caetani, discendente di Bonifacio VIII. Dalla loro unione nasce Giulia. La seducente bellezza di questa figlia fu probabilmente il dono più prezioso che la sorte riservò alla famiglia. Presto Giulia la Bella diventa la dama più in vista dei salotti nobiliari romani. Lo stesso Alessandro VI non sfugge al fascino della Farnese e nelle sue stanze la fa rappresentare al pinturicchio nelle vesti della Madonna. Giulia diventa così l'amante del Papa. Poco dopo Alessandro, fratello di Giulia, viene consacrato cardinale. Pasquino, la statua eletta a portavoce dell'umore popolare di Roma, commenta: Alessandro, tu devi a tua sorella Giulia il cardinalato che la gonna alzò. A Papa Borgia succedono Giulio II della Rovere e Leone X de Medici. Sono 20 anni in cui a Roma culmina il Rinascimento. Michelangelo affresca la volta della Cappella Sistina, Raffaello dipinge le logge in Vaticano e Bramante progetta i volumi architettonici di San Pietro. Nel nord Europa, intanto, Erasmo tuona contro la corruzione e la ricchezza terrena della Chiesa romana. E Martin Lutero inizia la sua riforma. Poi, nel 1527, l'evento che scuote Roma fin nelle fondamenta. La città, universalmente ritenuta inviolabile, è messa a ferro e fuoco dai lanzichenecchi di Carlo V, mentre Clemente VII assiste impotente da Castel Sant'Angelo. È in questo quadro storico che, ormai quasi settantenne, sale sul trono papale Alessandro Farnese. Nonostante l'età e le precarie condizioni di salute, Paolo III, questo il nome scelto da Alessandro, resterà in carica per più di 15 anni. Il suo sarà un pontificato conservatore che culminerà nella proclamazione del Concilio di Trento, con cui la Chiesa di Roma richiama all'ordine contro ogni forma di interpretazione non ortodossa della cristianità. Con questa esemplare opera di restaurazione, Paolo III intende anche rivalutare l'autorità e il peso politico del papato nei confronti dei sovrani cattolici, primi fra tutti l'imperatore Carlo V e il re di Francia. Al pari dei suoi predecessori, Papa Farnese celebra la sua investitura commissionando monumentali opere d'arte. A degna dimora della famiglia, il Papa affida ad Antonio da San Gallo il Giovane la progettazione di Palazzo Farnese, opera che porterà poi a compimento Michelangelo. All'austerità delle forme esterne, quasi da edificio fortificato, si contrappongono, nei saloni e nelle stanze, il fasto e la raffinatezza delle decorazioni pittoriche e degli affreschi, fra cui il ciclo mitologico di Annibale Carracci. Sul Campidoglio,
Paolo III fa costruire un'imponente torre collegata con un camminamento sopraelevato a Palazzo Venezia. Queste strutture verranno demolite nel secolo scorso, con la proclamazione di Roma capitale. A Castel Sant'Angelo, come a voler cancellare il tragico ricordo dell'assedio dei Lanzichenecchi, incarica Perin del Vaga di affrescare le sue stanze. Se a maggior gloria di Dio Paolo III dette l'impulso alla Controriforma, a maggior gloria della famiglia egli si preoccupò invece di assicurare un futuro ai numerosi discendenti. Nel 1534 fa eleggere cardinale suo nipote Alessandro e lo investe di una quantità di cariche e benefici ecclesiastici che gli avrebbero fruttato per tutta la vita una rendita colossale. Alessandro si fa erede del mecenatismo del nonno. È lui a far portare a compimento, ancora dal San Gallo, la costruzione di Palazzo Farnese a Caprarola, monumento del potere della casata. Come nel Palazzo di Roma, anche qui l'austerità delle forme esterne racchiude raffinate soluzioni architettoniche e decorazioni scultoree e pittoriche. Tra queste gli affreschi del ciclo farnesiano realizzati da Taddeo Zuccari su programma di Annibal Caro, dove figurano gli episodi più salienti dell'ascesa della famiglia. L'intento dell'opera è dichiaratamente autocelebrativo e talvolta non indugia a ricorrere a licenze poetiche. Nella scena dello storico incontro fra Paolo III e Carlo V, ad esempio, l'imperatore viene rappresentato nell'atto di baciare il piede del pontefice, omaggio che nella realtà non fu mai portato. A Roma, Alessandro fa nascere sui resti della Villa dei Cesari, al Palatino, gli Orti Farnesiani. La creazione di giardini privati, dove nell'antichità sorgevano le ville delle famiglie imperiali, era usanza diffusa fra la nobiltà romana del Cinquecento, come a voler dimostrare in questo modo la diretta discendenza da quelle origini illustri. Un'altra villa, chiamata poi la Farnesina, il cardinale la compera a Trastevere dai Chigi. Solo il fiume la separava da Palazzo Farnese, e a Michelangelo venne richiesto il progetto di un ponte, mai realizzato, che congiungesse i due edifici. Altra grande opera voluta dal cardinale fu la Chiesa del Gesù, sede dell'Ordine dei Gesuiti. Ma se Alessandro acquietava la sua ambizione con tanto fasto, il patriarca Paolo III si preoccupava invece del destino della famiglia. Sebbene fosse riuscito a far eleggere Alessandro cardinale, nulla gli garantiva che suo nipote lo avrebbe succeduto sul trono pontificio. Ci voleva il possesso di un territorio da tramandare in eredità ai discendenti della casata. Nel 1537 Paolo III crea il Ducato di Castro e Ronciglione, in cui, ai centri dell'Alto Lazio già soggetti ai Farnese, annette i territori dell'area cimina. A capitale del Ducato è destinato il Borgo di Castro. Descritto da Annibal Caro come una bicocca da zingari, in pochi anni Castro diventa un immenso cantiere per la sua trasformazione in una roccaforte inespugnabile per l'impervietà del luogo e la possenza delle fortificazioni. Anche negli altri centri del Ducato, i Farnese fanno costruire o restaurano opere monumentali. A Capodimonte, l'antica rocca difensiva viene trasformata in palazzo residenziale. A Gradoli, ancora su progetto del San Gallo, demolita la roccaforte medievale, si costruisce una nuova residenza di famiglia. Uguale sorte spetta anche ad Ischia di Castro.
e non viene certo trascurato Farnese, sebbene di proprietà del ramo cadetto della casata. Qui il palazzo nobiliare è restaurato e arricchito da un imponente portale, mentre all'interno restano gelosamente conservate tracce simboliche del passato, come lo stemma che rappresenta l'unicorno. Questo motivo mitologico, sinonimo di forza e purezza, ritorna anche negli affreschi di un nuovo palazzo fatto costruire a Carbognano. Anche Valentano trae beneficio da quello che fu il periodo aureo del potere farnesiano. Con impegnative opere urbanistiche si livellano gli aspri rilievi su cui sorge la città, migliorandone l'impianto stradale. Contemporaneamente l'antica rocca viene restaurata e trasformata in palazzo di famiglia. All'esterno è creato un imponente loggiato, chiamato poi di Paolo III, i cui ariosi volumi bilanciano quelli interni del preesistente porticato a due piani. Costruito in occasione delle nozze fra Angelo, fratello del futuro Papa, e Lella Orsini di Pitigliano, il porticato reca scolpito sui capitelli il motivo augurale del giglio fiorito, stemma dei Farnese, intrecciato con la rosa degli Orsini. Nella sala principale viene sistemato un grande camino in travertino, disegnato dal Sangallo. Sotto i soffitti a cassettoni, le pareti si arricchiscono di fregi affrescati. Uno di questi, oggi purtroppo quasi completamente perduto, rappresentava il volto di una dama farnesiana, probabilmente Giulia. La fondazione del Ducato di Castro non era che l'ufficializzazione del controllo di un territorio di fatto già da più di un secolo in mano ai Farnese. Paolo III aspirava, invece, a lasciare ai suoi discendenti nuovi, più estesi possedimenti. L'attenzione del Papa si rivolge alla Lombardia. C'era solo un ostacolo da superare: l'imperatore Carlo V, vincitore del braccio di ferro con la Francia per il controllo di Milano. Ma Papa Farnese, cui 40 anni di cardinalato avevano insegnato che, come di lui scrisse Paolo Sarpi, fra tutte le virtù, di nessuna andava fatta maggior stima che della dissimulazione, non si perde d'animo. Prima di tutto, riesce a legare suo nipote Ottavio, fratello del cardinale Alessandro, alla famiglia imperiale facendogli sposare Margherita, figlia di Carlo V. Quindi si prodiga in aiuti economici e militari all'imperatore, impegnato nello scontro con i luterani tedeschi. Intanto, vincendo l'opposizione della Curia, che si vedeva alienare dai territori pontifici due importanti città, crea il Ducato di Parma e Piacenza. Non restava che nominare Ottavio a capo del Ducato ed il gioco era fatto. Ma nei suoi calcoli Papa Farnese aveva trascurato un dettaglio. Dei figli che aveva avuto, gliene era rimasto uno solo, il peggiore. Non era fama usurpata la descrizione che i contemporanei facevano di Pierluigi Farnese di essere cattivo come uomo e pessimo come principe. Quando Pierluigi viene a conoscenza dell'intenzione di creare il Ducato Lombardo, subito ne rivendica per sé il comando. Paolo III, chissà se in un impulso di affetto paterno o per timore di contraddirlo, lo accontenta. È un errore fatale. Carlo V, che avrebbe forse accettato Ottavio per il legame di sangue, non tollera Pierluigi, di cui ben conosce la cattiva fama. Nel 1546 l'imperatore spegne qualsiasi velleità dei Farnese sulla Lombardia, nominando governatore di Milano Ferrante Gonzaga, loro acerrimo nemico.
per la famiglia è l'inizio del declino. Pochi mesi dopo, Pierluigi viene sgozzato in una congiura a Piacenza e la città insorge contro i Farnese. Succeduto al padre, Ottavio consumerà il tempo che gli resta da vivere combattendo per riunificare il suo ducato e non regnando sul nord Italia, sogno a cui la parentela con Carlo V lo aveva fatto aspirare. Neppure in Vaticano le aspettative della famiglia avranno sorte migliore. L'influenza spagnola è forte anche nella curia e a nulla vale l'ultimo sforzo strategico di Paolo III di cercare sostegno nella corona di Francia. Nel 1549 Papa Farnese muore senza essere riuscito nemmeno a candidare alla successione suo nipote Alessandro. Solo un ventennio più tardi e dopo una paziente attività diplomatica, per il cardinale sembrerà tornare ad aprirsi un varco verso il trono papale. Di nuovo, però, le congiure ed il veto contro di lui posto dalla Spagna renderanno vane le sue speranze. Alessandro si spegne nel 1589 e viene sepolto in un'anonima tomba nella chiesa del Gesù. Sessanta anni dopo, un ultimo tragico evento chiude l'epopea farnesiana. Sotto Innocenzo X Panfili, l'esercito pontificio muove guerra a Castro. L'autonomia che la roccaforte aveva acquisito nei domini della Chiesa era intollerabile e ancora più intollerabili erano i debiti che il duca Ranuccio, discendente di Ottavio, aveva maturato nei confronti dei Panfili. Con lo spunto di un attentato compiuto contro il vescovo suo inviato, il Papa ordina dunque l'assedio di Castro. Dopo una strenua resistenza, gli abitanti sono costretti a capitolare. Evacuata, per più di tre mesi, la città viene completamente distrutta, un edificio dopo l'altro. A simbolo esemplare della punizione di Castro e forse degli stessi Farnese, le campane della città sono portate a Sant'Agnese, chiesa dei Panfili, a Piazza Navona. Sulle rovine di Castro comincia lentamente a crescere l'erba, gli arbusti e qua e là qualche farnia.